Ho proprio voglia di tornare a pescare il cavedano a spinning, questo predatore che pesco tutto l'anno, soltanto che è da un po' che non ci vado, è dalla prima pescata che ho fatto post quarantena. Comunque volevo soltanto dirvi che ho ricevuto delle bevande dalla Y Food, che sono delle bevande che addirittura sostituiscono un intero pasto perché vi rendono sazi per circa 4-5 ore, che secondo me è l'ideale per chi fa sport all'esterno e non ha voglia e tempo di fare un pranzo, soprattutto per noi spinner che amiamo lanciare le nostre esche per ore e ore consecutive. Secondo me possono essere l'ideale perché vi basta semplicemente bere una bevanda e poter continuare a pescare con la forza necessaria, perché hanno un grande apporto nutritivo, un grande apporto calorico e sono disponibili anche in tanti gusti, tra cui la fragola, il cioccolato, la vaniglia, il caffè e questa qui che mi sono portato dietro per la sezione di oggi, che è la Happy Banana, penso sia il gusto che mi piacerà di più sicuramente. E vi lascio anche il codice sconto PESCA10 che potete inserire in questo link che vi lascio qua in descrizione e potete avere degli sconti per queste bevande. Adesso vado perché sono in ritardo, Fra mi aspetta e speriamo di prendere qualcosa. Guarda tu che io ho dovuto montare la canna e ho sbagliato tantissimo perché devo passare in mezzo alle piante. Comunque ragazzi, target di adesso è il cavedano che cercheremo qua in questa cascata. L'acqua non è male. Io ho la Fioretto Essence. Inizio con il mio fidato kiwi, stavo già per uccidermi. Primo lancio? Via! È tanto che non prendo un cavedano. Lo useremo sto guadino oggi? Ecco! Bello! Madonna, bel pesce! Oh, bello sì! Madonna, se tira! Madò! Guarda che bestia! Madò! No, Andre, Andre, calma! È enorme! Lo so, fino io! Tira tantissimo! Fra, non ce la faccio! Fra, vieni a tirarmelo su da qua! Mamma mia che bestia! Non ce la faccio! Te lo lascio andare giù! Mamma mia! È enorme! Mamma mia! Come cazzo faccio? Mamma mia! Ma! Ma! Mamma mia! Mamma mia! Che cazzo di bestia! Questo è il record, eh! Questo è il record mio! Oh.
che dei pesci! Mamma mia! Lol! Aspetta, aspetta! Ha mangiato sul kiwi! È un pesce immenso! Immenso! Mi tremano le mani! Non so nemmeno come prenderlo! Quanto è il panzuto! Ma che ciabatta è? Ha mangiato sul kiwi! Porca! Enorme! Enorme! Misuriamolo, va! È più largo che lungo sto pesce! Oh 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 oh! 50! 50! Bestia, ma è largo! È largo! È nerto! Ti lasciamo la bestia! Immenso! Immenso, veramente! Bellissimo! Vai bello! Andate, andate! Sì, oh! Fiume. Grandissimo, grandissimo! Questo era 50 e ciccionissimo! Ma quanto quando tirava? Il patino, dico, con la Fioretto Essence che poi cioè, piega al massimo! Ragazzi, non lo so, è un pesce che desideravo da tantissimo tempo, un pesce che non ho mai fatto così grosso a spinning in fiume, eppure io ci vado tanto a fiume alla ricerca di cavedani. È stata molto adrenalinico sopra la cascata, grazie a Fra che è arrivato e me l'ha guadinato dall'altro lato. Epico, epico. Quest'esca la metto sempre quando inizio a fiume, quando voglio scappottare, il kiwi della Omorol. È un crenchettino spettacolare per il fiume. Ho visto che Fra sta pescando con il popper, quindi adesso mi ci metto pure io, però ho bisogno un attimo di pausa perché ho sprecato tante energie e provo questo. Sembra sostanzioso. Vediamo se qualcuno di voi se lo ricorda. Questo VTD della Caperlan. Sono pronto per prendere un altro record, superare oggi il record che ho appena fatto. No, è impossibile. Ultimi lanci. Fra ne ha preso uno bello. Bella! Bel pesciotto! Bello! Quant'è? Misuralo! Come il tuo 44, un bel pescetto. Guardate come ha mangiato sto cavedano di rabbia. Un bel pesciotto Fra, e anche Fra lo fa un bel pesce e va grande. Fra, complimenti. Ragazzi, un pomeriggio passato alla ricerca dei cavedani, oggi ho fatto il mio personal best, è stata una giornata memorabile per me perché un pesce così non l'avevo mai preso a spinning in fiume. Fra pure alla fine, proprio all'ultimo lancio, ha fatto un bel pezzo ed è stata una giornata non piena di catture ma molto soddisfacente per la taglia. Comunque, come al solito, iscrivetevi al canale per vedere nuove avventure di pesca e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.